vita di carabinieri e poliziotti mi hanno avvicinato e mi hanno detto: generale, quando fa la rivoluzione? Non ne possiamo più! Non lo stanno dicendo le persone, i civili, lo stanno dicendo loro, perché il paese sta morendo. E io ho detto: signori, ma a voi con chi vi state confrontando? Lui ha detto: prepariamo una legge, raccogliamo le firme. A chi la diamo? A chi la diamo questa legge una volta che noi abbiamo raccolto le firme? A loro. Ma questo fugge un particolare. Come ha detto bene Danilo, nel 2014 la Corte Costituzionale ha detto: questi signori sono abusivi e se ne devono andare. Cosa avrebbero dovuto fare? Napolitano avrebbe dovuto riunire i parlamentari e dire: ragazzi, ce ne dobbiamo andare. Facciamo una nuova legge elettorale, facciamo un nuovo Parlamento, perché... No! Ma non è Napolitano, li fa rimanere. Ci sta, spero, sono rimasti 9 mesi, il generale gli dia il tempo di fare la legge. 3 anni e mezzo, a casa mia 3 anni e mezzo si va in galera. Io ho arrestato persone per molto meno. Questi parlamentari girano e sono tutti delinquenti. Sapete che delitti commettono? Tutti. E ve li elenco: capo dello Stato, capo del governo, 12 ministri, 67 sottosegretari, 945 parlamentari, tutti. Ma sapete cosa stanno commettendo? Delitti contro la personalità dello Stato, che prevedono la ragazza. Usurpazione di potere politico, non possono restare lì. Noi, fortuna, ne abbiamo preso uno. Mica si sono cagati tutti addosso. Lo abbiamo preso, l'abbiamo bloccato. La dichiariamo un arresto. E quando sono arrivati i commissari, che sono, perché non l'avete arrestato voi? Lo dobbiamo arrestare noi cittadini. Perché non lo arrestate voi? Perché i magistrati non si danno da fare? Io sono andato dal procuratore della Repubblica di Roma. Che cazzo sta facendo? Fa lavorare a noi. Lei è pagato da noi per arrestarmi. I reati loro non hanno commessi, possono stare lì, no! E allora perché ci stanno? E fanno queste leggi? Fanno queste leggi? Loro che non possono fare nulla, se ne dovrebbero stare a casa! Tutti! Io ho avvicinato i 126 parlamentari del Movimento 5 Stelle, ho detto: guardate, se voi rimanete, siete ladri pure voi come loro, perché non uscite pure e venite fuori? E state con noi, popolo, e li cacciamo via! Mi hanno mandato a qualcuno. Perché quando con qualcuno sta in mezzo ai ladri, sta vinto ad essere ladro! E glielo abbiamo detto: state attenti, Movimento 5 Stelle, perché il vostro popolo sta sempre di più vicino a noi. Noi siamo i forconi, gli agricoltori, i contadini come voi. E noi abbiamo detto: smettetevi con noi. Li rompiamo e li mandiamo a casa. No, vogliono rimanere in Parlamento. Vediamo se continuano a stare lì. Vediamo se continuano a stare lì, questi signori. E continuano a rubare lo stipendio. Lo sapete quanto hanno preso? Dal 2014 ad oggi, per parlamentare abusivamente, 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro hanno preso abusivamente, che devono restituire, perché noi faremo i processi popolari, li prenderemo per le orecchie, li processeremo. La rivoluzione non si farà, e non lo so. E non lo so. Perché ieri ho sentito un esperto economista su Rai 1, accendo la televisione, diceva: la situazione è più. Allora, cioè, perché? Fino a quando i tassi di interesse erano bassi, potevamo far diminuire il debito pubblico. E invece il debito pubblico è andato su. Pensate quando i tassi di interesse fra qualche giorno aumenteranno. Chi pagherà questi soldi che noi non avremo? Noi li pagheremo. Noi li pagheremo. Noi ci metteranno l'IVA al 25%, eleveranno tutto, perché non ci sono più soldi. E voi state ancora a chiacchierare con questi signori? A fare la protesta contro di loro. Quando sarà il momento opportuno e i forconi diranno a voi: andiamo a Roma a prenderli a tutti, voi non dovete badare a nulla, prendete il trattore, la carriola, la bicicletta, tutti a Roma a cacciarli via. L'hanno fatto in Romania, l'hanno cacciato via, appellate nel culo, in Tunisia, in Egitto, altro che fare la manifestazione dei tassisti che vanno lì per 2 giorni e poi se ne vanno. Signore, si va a Roma, e se non se ne vanno via, noi non ce ne andiamo via. Questo è il messaggio che deve andare da tutte le parti. Cari amici, voi avete i vostri siti, lui sa come trovarli. Scriveteci, noi siamo intenzionati a ripristinare la legalità. Signori, noi non facciamo il colpo di Stato. Stiamo dicendo a quei signori a Telemaco che siete irregolari. Siete irregolari, me ne dovete andare. Io che sono un generale dei carabinieri lo andrò a arrestare uno per uno. Vieni qua, che sei un delinquente, che tu non puoi legiferare, non puoi fare il ministro,
un delinquente che ci fai a fare lì dentro? Sei un delinquente! E io l'ho detto in faccia. Io mi sarei aspettato che la polizia mi avesse arrestato, mi avesse detto generale, lei queste cose non le fa. Ce le ha. Complimenti, ha fatto bene. Allora se abbiamo ragione, se il popolo ha ragione, perché si aiuta a noi? Perché noi glielo stiamo a permettere. Noi stiamo preparando una grande manifestazione a Roma. Ma quando andremo a Roma, cari amici, da Roma non ci si muove, fino a quando non se ne vanno. Quindi portatevi il panino, la tenda, portatevi quello che cazzo volete. Ma faremo quello che è stato fatto in Romania, quello che è stato fatto dappertutto. Ma noi dobbiamo avere libertà. Libertà, solidarietà. Difendere i nostri diritti, così la nostra categoria significa difendere l'Italia, ricordatelo, questa è la forza. Mandate tutti i pari, mandate tutti i reti, mandate. Chi vuole telefonarmi? Una volta mi ha telefonato un carabiniere alle 3 di notte, mi ha detto la sto disturbando che non ha, no, figlio mio, è 3 di notte, io mica dormo io, non so sveglio. Telefonatemi, chiamateci, siamo a vostra completa disposizione, non ci disturbate. Perché quando si fa una rivoluzione la si fa seria, attenzione, noi facciamo la rivoluzione per ripristinare la legalità. Non facciamo la guerra, noi non facciamo il colpo di Stato. Noi vogliamo invece stabilizzare lo Stato. Vogliamo che esista un solo Stato vero.